sono appena arrivate. Buongiorno e benvenute in questo nuovo video. Scusatemi per l'entusiasmo, ma sono troppo felice perché mi sono arrivate le nuove barrette di Foodspring e non vedevo l'ora di mostrarvele, perché voi sapete che vi devo sempre far scoprire le novità Foodspring. E queste nuove barrette, ragazzi, sono la svolta. Voi sapete che io amo queste barrette di tutti i gusti. Ci sono extra chocolate, barrette proteiche, che quindi sono perfette se vi allenate, ma anche se volete stare in forma. Sembrano barrette tipo Snickers, quelle, però sono light e sono buonissime, super sane e buonissime, soprattutto se vi allenate. Sono una bomba perché hanno anche le proteine, quindi top. Queste, pensate, quando viene mio padre a casa me le ruba, che io ce l'ho nel bombile, me le ruba tutte e me le finisce, cioè è incredibile. Le ama tantissimo, mio padre è un salutista, è uno che ci tiene tanto, quindi per amarle lui. Comunque sono buone, chiunque le mangia non pensa siano fit, quindi top. E hanno fatto questi due nuovi gusti, cioccolato bianco e anacardi, e extra mandorle, extra chocolate con il caramello, cioè che già se vedete dalla confezione, mamma mia, ti fanno gola, quindi le mangio assieme a voi. Però vi devo svelare una cosa, già le ho assaggiate perché non ho resistito, vi giuro. Questa qua, che adesso la mangio assieme a voi, è questa qua, Double Choco Cashew. Vabbè, le mie pronunce sono, lo sapete, sono sempre così maccheroniche. Ragazze, la vita è buonissima, cioè è troppo, cioè ha battuto tutte. Guardate, vi giuro, è troppo buona. Cioè, questa è la mia barretta del secolo. No, vabbè, è troppo troppo buona, credetemi. Eccola qua, ragazzi, prendetela. Vi lascio anche il mio codice sconto, che sempre mi chiedete, è attivo CarlitaYT. Avete il 15% su tutto il sito, quindi le barrette, vabbè, le dovete provare. Però fatevi un giro, prendetevi di tutto. Adesso mangio anche questa qua, al cioccolato bianco e mandorle. Ah, ok, quindi questa è con le anacardi, ecco perciò questo gusto particolare. E questo è cioccolato bianco e mandorle. Vabbè ragazzi, ma sono la vita. A parte che loro utilizzano tutti gli ingredienti naturali, ci tengono tantissimo a utilizzare ingredienti naturali, al sapore, a mantenerlo buono e a fare prodotti veramente veramente fit. Guardate qua. Ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? No, vabbè. Allora, ragazzi, correte sul sito Foodspring, prendete queste due barrette e poi mi farete sapere e poi mi ringrazierete. Sono troppo buone. Troppo. E ricordate di inserire il mio codice CarlitaYT. Comunque questo video io voglio semplicemente parlare con voi, chiacchierare un po'. Adesso vado anche a prendermi il box delle domande, perché ieri su Instagram, chi mi segue su Instagram lo saprà, ho messo il box delle domande. Però sinceramente sono un po' preoccupata, perché praticamente mi avete fatto delle domande che, a cui non dovrei rispondere. Cioè, ho detto vabbè ragazzi, osate, chiedetemi, però mi avete fatto domande veramente veramente non scomode, di più scomodissime. Però vabbè, vabbè dai, io ci provo ragazze, non vorrei troppo sputtanarmi fra virgolette, però ci provo perché mi avete fatto miriadi di domande. Io come al solito vi ringrazio. Allora, ciao, intanto siete una famiglia stupenda, Dani li fa dormire la notte, sì, anche se io non lo grido neanche troppo, però si corna facendo, sì, lui dopo i tre mesi e mezzo iniziava a dormire tutta la notte, salvo qualche notte, ma è raro, di solito comunque la notte se la fa buona, anche se fa un po' i capricci per prendere sonno, però una volta che si è addormentato si può svegliare tipo alle 6 di mattina, però è raro, di solito è un dormiglione, la mattina dorme come la mamma. E come sta il patatino? Sta bene? Allora, riesci a perdonare chi ti delude? Ecco, questa è una domanda che mi avete fatto in tantissime. Diciamo che io quando una persona mi delude o mi ferisce, io riesco a perdonarla, perché comunque ho imparato col tempo che rompere i rapporti, litigare con le persone, soprattutto se sono persone che per te valgono, no? A cui ci tieni, non va bene. Quindi cerco di evitare, a meno che secondo me una persona proprio di merda, che proprio è una schifezza di persona, allora no. Però cerco di perdonare, sì, anche perché poi quello che aiuta tanto è il tempo aggiusta tutto, quindi cerco sempre di pensare positivo e di mettere da parte tutte le cose negative e di ricordare le cose positive di quella persona. Magari poi restano delle cose che non perdono, però cerco di andare avanti. Ecco, questo l'ho imparato con anni dopo anni, perché all'inizio pure io, ah ti odio, devi morire, quelle cose là.
Però poi col tempo poi ho imparato. È un lavoro difficile da fare, anche perché sono molto molto istintiva. Vabbè, andiamo avanti perché non voglio troppo soffermarmi, voglio rispondere un po' a tutte. Allora, ti è piaciuta una donna? Sei fantastica, un bacio al pupo. Allora, sì, assolutamente sì. Io sono, non lo so com'è sta cosa, non so, forse sono un lato di me che è un po' lesbico, non so, però io sì, sono una che ama apprezza molto le donne, cioè sono una che vedo delle foto di donne, di belle ragazze, e non ho mai avuto il sentimento di invidia o di rivalità con una donna, anzi sono una che dice cavolo, quanto è figa, cavolo, quanto è bella, glielo dico anche. Come stai bene, come sei migliorata, mi ispiro a queste donne. Quindi, certo, non è che vedo una donna e dico, ah, ti farei, non so come si dice in questo caso. Però sì, sono una che apprezza e a cui piacciono le donne e sì, sono una che fa molti complimenti alle donne e mi piace proprio tutta la sfera femminile, e penso che tutte le donne non dovrebbero avere rivalità e non dovrebbero giudicare e puntare il dito contro le altre, quella ha fatto, quella ha detto, quella si è rifatta, quella è troppo magra, quella è troppo grassa, e poi la parola grassa non mi piace, è troppo in carne. Siamo belle, siamo donne, siamo belle come siamo, come siamo. E basta sapersi valorizzare, quindi punto. E punto e basta, punti a capo. Allora, dai, andiamo sul succulento. Allora, non ti vergogni di speculare su tutto. Vai, io rispondo a tutto, cioè non mi frega ormai, non ho più peli sulla lingua, non l'ho mai avuti. Allora, speculare su tutto. Io non ho mai speculato su nulla, nel senso che purtroppo è un limite sottile, cioè questo è il mio lavoro, quindi mi piace anche parlare delle mie cose perché molto spesso siete voi a darmi dei consigli, quindi anche se succede qualcosa, magari io la dico perché chi mi segue mi dà dei consigli, quindi come ad esempio qua su YouTube ho deciso di non mostrare mio figlio proprio perché non voglio speculare su di lui, perché comunque non mi serve esporlo e metterlo in piazza, perché comunque i miei video vengono visti comunque e non mi piace chi utilizza i propri figli, appunto, si vede per speculare. Questa è una cosa che non mi piace, anche perché sono piccole. Una cosa è postare una foto, una cosa è mettergli 20, H24 questa telecamera puntata, non va bene. Si destabilizzano i bambini, devono vivere la loro dimensione e approcciarsi piano piano a questo mondo che poi inevitabilmente, quando mio figlio inizierà a capire, capirà, sono il figlio di i video, capirà tutta questa situazione, però non so, io per questa cosa di mio figlio ci vado cauta, per tutto il resto non ho mai speculato su nulla, ho semplicemente condiviso la mia vita, il mio mondo, non so cosa rispondere se non questo. Allora, come mai non allatti Daniel? Si può sapere, semplice curiosità, semplicemente per il fatto che non ho avuto io la montata lattea, quindi gli ho dato il colostro, gli ho dato il latte iniziale, poi lui piangeva tantissimo, era dimagrito, ha perso un sacco di grammi e quindi abbiamo dovuto dare l'aggiunta. Allora, poi, non vorresti prendere un altro cagnolino? No, per il momento no, però quando andremo nella casa nuova sì, però un cane di taglia grande, però prendere da metterlo comunque in giardino, farlo stare in giardino, che poi ovviamente entrerà anche in casa, ovvio. Allora, quando hai saputo di essere incinta, hai avuto un momento di ansia al pensiero di avere un figlio? E hai voglia, un momento, giorni di ansia, non solo. Sì, è normalissimo perché comunque ti cambia la vita e non sai se sarai una buona madre, non sai come andrà la gravidanza, non sai nulla, non sai cosa sarà il parto, non sai proprio se sarai pronta ad amare, non sarai se questo bambino avrà un posto. Ad esempio, io sono molto indipendente, sono una persona che ha molto poco tempo da dedicare agli altri, alle altre cose, perché comunque lavoro tanto e mi piace anche proprio, mi piace prendermi i miei spazi, avere la mia indipendenza, la palestra eccetera. Io so stare benissimo da sola, poi gli amici, il fidanzato, quindi un po' ti stabilizza, dici ma sarò in grado. Però ragazzi, posso assicurare che poi se vi vivete la gravidanza proprio con la percezione e la sensazione del panzone di una vita che sta nascendo, io l'ho vissuta molto come una cosa magica, al di là comunque dei malesseri eccetera.
E poi seguite la strada e vedrete che tutto accadrà con enorme naturalezza, quindi non pensate sempre positivo e niente, questo è quanto. Se sei laureata, sì, se sei in cosa, sono laureata in tecniche di laboratorio biometrico, infatti ho lavorato in laboratori di analisi. Allora, la domanda che ci facciamo tutti è quanto guadagni con YouTube? Allora, quanto guadagno con YouTube? Questa è la domanda che mi fate spessissimo. Allora, io in realtà YouTube non è la mia attualmente principale fonte di guadagno. Io veramente ho fatto diventare YouTube una mia, cioè l'ho sempre fatta essere una mia passione, nel senso che non ho mai fatto i video per guadagnare. Sembra strano, però credetemi, è così, perché io se volessi fare video per guadagnare davvero con YouTube, dovrei fare un video al giorno. Se io facessi un video al giorno sarei, non so, miliardaria, guadagnerei tantissimo, ma non mi serve perché ho altri guadagni, perché mi piace, mi è piaciuto, è arrivato un periodo della mia vita, no? Io amo fare video e li farò sempre, qualsiasi sarà la mia condizione, ok? Però è bello fare video quando tu hai voglia di farli, è bello fare video senza agenzie, persone che ti pressano, i guadagni, guarda le views, guarda. No, è bello proprio farli perché ti piace farlo. E sì, nel momento in cui ho capito questa cosa, no? Che io mi stressava questa cosa di dover fare per forza video, o un certo numero di video, un certo tipo di video, allora io mi sono voluta dedicare a qualcosa che mi sentivo un po' sprecata, non so, mi sono voluta dedicare a qualcosa che mi coinvolgeva di più e mi gratificava di più. Non che non mi gratifichi fare video, non mi fraintendete, però ad esempio quando ho creato il mio shop online, quello è stato veramente un mio grandissimo sogno. È una cosa in cui ho fatto tanti sacrifici, difficile da fare, ma è stato veramente quello che mi ha dato tanta gratificazione, al di là del fatto che adesso economicamente comunque sì, è la mia principale fonte di guadagno. E comunque adesso sono un'imprenditrice, non sono più una youtuber, però è proprio quello che mi piace, perché parlare dei miei prodotti, ad esempio su Instagram oppure qua su YouTube, parlare dei prodotti naturali, scegliere questi prodotti, inserirli nel mio shop online, testarli, verificare, avere i vostri feedback, fare uno shop online con tutti i miei prodotti preferiti, i miei cosmetici, quelli che io utilizzo, quelli che per me sono i migliori, questo veramente mi gratifica tanto e mi ripaga. Sia in termini di soddisfazione, di vostri feedback, di guadagno, di tutto, e mi sento davvero, davvero realizzata. Ma non perché chi fa lo youtuber è sfigato, voglio dire, sono anche io ancora una youtuber e forse lo sarò per sempre, è la cosa da cui ho iniziato, quindi non sputerò mai nel piatto dove ho mangiato, assolutamente no. Però mi piace questa cosa che io ho una mia passione, un mio lavoro, è una cosa che mi gratifica di più e più affine a me, ecco. Questo è quanto. Poi ovviamente oltre, quindi come guadagno su YouTube attualmente non è tanto, perché non è la mia principale, sinceramente non lo so neanche quanto guadagno, devo dirlo tutto, non lo so, non lo so, come si dice, quanto guadagno, perché ho altre fonti di guadagno, che appunto il mio shop online e tutte le collaborazioni, perché io lavoro principalmente come influencer, quindi lavoro tantissimo con Instagram, con YouTube, come influencer, con le aziende, collaborazioni, sponsorizzazioni, quindi quella è la mia principale fonte di guadagno, questo è quanto. Allora, un'altra domanda, però adesso mi sfugge, vabbè, spero di ritrovarla. Allora, hai avuto un po' paura di ricominciare la tua vita sessuale dopo il parto? Un bacione a tutte e tre. Sì, devo dire la verità, sì, e non me ne vergogno, anche su questa cosa ne abbiamo parlato un po' su Instagram, perché c'è molto tabù, ma i primi giorni post parto, perlomeno i 15, 20, anche un mese post parto, sono drammatici, perché si ha dolore ovunque, là che ho avuto i punti sotto, non cesareo, ma i punti sotto, devono guarire, poi hai emorroidi, hai di tutto.
tutto di più, ragazze. L'ultimo pensiero è quello, però piano piano si ricomincia. E adesso, attualmente, dopo 5 mesi, posso dire che va tutto bene. Non state senza pensiero, che no, scherzo, però nel senso a dire. Se magari siete preoccupate per questa cosa, i primi mesi è normale, ci vuole tempo e più lo fate, meglio è. Fate l'amore, non fate la guerra, no, vabbè. Però è così, è la verità, più lo fate e meno soffrite, più godete, ok? Pallino rosso. E allora, dai, le domande più succulenti, più belle. Allora, tra altre cose, a proposito di Shop Online, prima che mi dimentico, abbiamo messo la promo della festa della donna. So che vi piacciono gli sconticini, quindi ve lo dico anche qua su YouTube, senza farvi vedere i prodotti, niente, tanto lo sapete, sono tutti i miei prodotti preferiti, stanno là. E avete il 20% di sconto, che è una scontistica per noi altissima, perché veramente non la mettiamo mai, perché comunque ci perdiamo tanto, però per la festa della donna, cioè voglio dire, ragazze, la festa di noi donne, secondo me dovrebbe essere tutto l'anno, perché noi, cioè io sono femminista spudorata, però ragazze, fatevi un bel regalo su caritashop.com e risparmiate un bel 20%, che è tantissimo, col codice Festa della Donna. La promo dura pochissimo, quindi affrettatevi. Ovviamente poi sapete che i prodotti vanno a ruba già normalmente, figuriamoci con lo sconto, quindi fate in fretta perché dura pochissimo la promo, i prodotti finiscono in fretta, quindi fate scorta, detto, fatevi un bel ricorrimento, un bel regalo, che poi abbiamo tutta la decorazione, la Festa della Donna, vi arriva un bel pacchetto che vi porta tanta tanta gioia a casa. Quindi vi ripeto, il codice Festa della Donna, e andate su caritashop.com. anche i gioielli, ad esempio questa collezione di gioielli ve la straconsiglio, è molto molto bella, argento bagnato in oro, sono tutti i miei gioielli. Questa c'ha delle monetine e delle perline, è molto molto carina, e c'è anche il bracciale collana e orecchini, è veramente bella. La trovate nella sezione gioielli, quindi per dirvi che anche i gioielli sono scontati al 20%. Amatemi e fate vedere questo pezzo di video ai vostri fidanzati, che vi faranno un bel regalo, però ve lo devono fare tutto l'anno, non solo, però maggior ragione adesso che è la festa della donna, e la donna va festeggiata l'8 marzo e va festeggiata anche tutto l'anno. Facciamoci festeggiare sempre, perché noi siamo delle regine, ragazze, noi siamo delle regine, andiamo festeggiate, ecco tutto qua, viva la modestia. Allora, allora, cosa ne pensi, ecco, questa è sempre una domanda come prima, di chi posta le foto dei figli appena nati con le emoji e poi li mostra pure nudi? Oh mio Dio, no, allora, infatti anche io a volte ho fatto anche dei video su Instagram, tipo su Instagram venite, seguitemi, perché ci sono tutte le foto di Daniel, e anche nelle storie ho preso questa decisione, io che sono la mamma, di mostrarlo su Instagram, perché su YouTube i video restano, su YouTube il pubblico è molto diverso, non ha dei nickname, non ha cioè non ha il nome e cognome, ha un nickname, quindi il pubblico è anche un po' più infantile, quindi è anche un po' più cattivo, non so perché, ma volano insulti e cose, quindi non mi sento di mostrarlo, soprattutto perché i video poi restano là, le storie durano 24 ore, quindi poi non ci sono più, quindi condividi il momento. I post nelle foto, che ci sta, però per i primi periodi, almeno per il primo mese, io non l'ho mostrato Daniel, perché era troppo piccolo, cioè ci stavamo ancora riprendendo io e lui, perché anche per il bimbo il parto è un momento di sofferenza, quindi andare là, rompergli le scatole, ci dovevamo ancora conoscere, poi è stato un mese drammatico tra pianti, latte, vabbè non vi dico. E però oddio, chi mette le emoticon appena nati, si sono scelte loro, però li mostri pure nudi dopo, no? E stavo dicendo, perché io anche quando metto a volte delle storie di bagnetto su Instagram, mi piace tanto perché lui si rilassa, è troppo dolce, però sto ben attenta a non mostrare ovviamente le parti intime, perché voglio dire, sì, è un bimbo, però comunque bisogna avere rispetto, ecco, quello è, secondo me tu puoi mostrare tutto, però devi avere rispetto per te stesso, per tuo figlio, per la tua vita, per tutto, quindi poi ogni mamma ama il proprio figlio e sa cosa è giusto fare, io ritengo questo sia giusto fare.
Allora, fai corsi di formazione personale? No, assolutamente, non ho capito questa domanda se ce li faccio. Mi piacerebbe, lo sapete, perché io ormai ho una filosofia tutta mia e mi piacerebbe sì fare dei corsi con le persone. Sì, bello, bella cosa. Allora, dai, hai pensato di creare una linea di costumi o cose simili? Ragazze, non posso dirvi nulla, ma ci sono delle novità. Ci sono delle novità perché Carlita non si ferma mai. Carlita va sempre avanti. Ragazze, vi devo salutare perché la fotocamera si sta spegnendo e volevo dire le ultime due parole, se ce la faccio, se non si spegne, vi mando un bacio, come al solito, ovviamente la mia follia. Per questa situazione del coronavirus, che in Italia c'è allarmismo, c'è quarantena ovunque, sta chiudendo tutto, c'è tanta paura. Da un lato la paura di questo virus, vi sono tanto vicina, da un lato la disperazione dei commercianti, dei ristoratori e di chi ha delle attività pubbliche che stanno chiudendo e stanno fallendo. Io dico manteniamo la calma. Paura, adottate le mezze di misure, però panico no, non vi fate prendere dal panico, anche un ristorante, una cosa, si può andare adottando quello che vi ha consigliato il Ministero della Salute, le norme di sicurezza, però veramente evitiamo magari le ore più affollate, sì, siamo all'aperto, sì, però veramente io sono molto molto preoccupata, molto, per l'economia del nostro paese, soprattutto per questi poveri artigiani, ristoratori, commercianti, per i piccoli negozietti, le piccole attività che veramente, veramente stanno fallendo e con loro tutti i loro dipendenti, quindi famiglie, tutti noi. Quindi ragazze, mi raccomando, non abbiate terrore, non abbiate panico, adottate i mezzi di misura per tutelarvi e continuate a vivere. Supereremo anche questa. Io sono molto fiduciosa. Andrà tutto bene, state serene, adesso tra poco arriva la primavera, andrà tutto bene, continuate a fare la vostra vita, ovviamente io sono contenta perché grazie a questa cosa del virus la gente sta iniziando a lavarsi per strammatizzare, gente che non si lavava, che puzzavano di genovese, scusate, mi viene da ridere, finalmente hanno capito il senso di lavarsi, cosa che io sempre ho fatto quando torno a casa. Tutto in lavatrice a lavare, mi lavo e poi tocco mio figlio e poi tocco la cucina e poi tocco tutto, le scarpe assolutamente non in casa, quindi mi fa ridere questa cosa che le persone adesso si disinfettano con la mucchina quando fino a ieri non si lavavano e c'era questo eau de genovese che girava dappertutto, va bene. Con queste vie perle vi saluto ragazze, viva la vita, sorridete, smile, no panic, mua! Viva la vita! Ciao ragazze, lasciate un like al video, vi aspetto anche su caritashop.com per la festa della donna, la promo, e su Foodspring per le barrettine, provatele, sono top!